mi ruba la scena. Cioè, no, lo vedete? Mi sta rubando la scena, è nascosto qua dietro. Oggi partecipa a modo suo, ma partecipa. Fatti vedere, dai. Vieni, vieni. Niente, vabbè. È come Paolini, il disturbatore, praticamente. Cosa vuoi fare? Va bene, ci siamo, possiamo iniziare. Partiamo. Ben ritrovati, eccoci qua. Questo non è l'angolino dedicato ai nostri amici Pelosetti, ma bensì a Fragranze e Bijou. Fragranze e Bijou, questo è il titolo ormai rimasto, io ce l'ho impresso nella mente, ma prima o poi dovremo rifare, come facevo agli inizi proprio di quando abbiamo aperto il canale, i profumi abbinati con la bigiotteria. Oggi vi parlo di tre profumazioni indicate per una giornata estiva. Prendetela come io dico anche negli altri video, ho detto una mattina estiva, ma poi alla fine può essere anche tutta una giornata la mattina, perché è da lì insomma che parte il profumo spesso e volentieri. E poi io ancora sotto il naso, io penso, cioè, una grande sniffatrice di profumi. Oggi poi già ho registrato un paio di video ed ho sotto il naso il profumo di un olio profumato che non so se già avete visto quel video, però è un vecchio profumino che io ho, ma è rimasto così persistente l'odore. Si chiama Dakai, così forte che mi è rimasto praticamente, dopo devo andare a lavarmi non solo le mani, il viso, perché praticamente mi è rimasto sotto le narici. Allora dai, partiamo subito. Che cosa vi voglio consigliare oggi? Per una mattina d'estate, oggi è un video in generale, ecco, chiamiamolo così, non so perché, mi sento ispirata, quindi è un video sia per i profumi del mattino estivo e sia i profumi della vacanza, perché magari da portare, li vedo veramente molto molto bene. E sono, guardate, c'è un po' di polvere, scusatemi, ma nonostante io li tenga chiusi nell'armadio, più profumi, però va sempre la polvere, perché bisogna conservarli bene comunque i profumi, e niente, quindi io partirei subito come profumazione indicata sia per una mattinata estiva che da portare in vacanza, questa Mango, una body mist di equivalenza, che è un'esplosione di frutti esotici, però rispetto a un altro profumo di cui ho parlato, per esempio l'olio profumato Dakai, che c'era un mix di frutti tropicali. Qua c'è il mango, c'è l'hibiscus e c'è il cocco, però passano in secondo piano, esce fuori solamente il mango, proprio tutto il mango in prima persona, ed è un profumo dolce, ma nello stesso tempo è un dolce che non dà fastidio. Lo vedo bene indicato appunto in quelle mattinate estive, ma anche nelle serate estive. E se lo portate in vacanza, secondo me, fate veramente una figura, magari, no? Sapete, non so, per esempio, una sera d'estate quando andate a cena fuori, perché dà proprio quel profumo anche di eleganza, ecco, fresco, leggero, semplice, ma anche elegante. Un profumo che vedo adatto per una donna di ogni età, sì, senza distinzione, anche una ragazza giovane, si porta veramente mo molto bene. Poi altre sensazioni che mi ispira, magari li trovate qua e là in altri video, perché già ve ne ho parlato abbastanza. Qui invece
Troviamo il cocco ed è quel cocco delicato che, l'ho detto più volte, non sembra il cocco dell'abbronzante, il cocco dell'olio dei capelli. Però fa venire in mente nello stesso tempo l'estate. Questo se lo portate in vacanza è proprio un'eccellenza, ragazzi, che non vi dico ragazze, perché è un profumo prettamente femminile. Oggi parliamo di tre profumi femminili e non unisex. Di solito poi metto anche qualche profumazione unisex. E qui troviamo cocco e vaniglia, quindi due dolcezze. Stavo pensando, sapete a che cosa sembra, a cosa assomiglia vagamente? A quelle cipri antiche. Voi direte perché c'è la cipria moderna, la cipria antica. Le ciprie, quelle che usavano le nostre nonne, no? Io mi ricordo, avevo un portacipria di mia nonna che era in una scatolina d'argento. Ecco, quelle cose lì mi ricorda. Io aprivo e sentivo quel profumo di cipria, oppure un profumo di quelle bambole antiche. Sì, e un'altra cosa. E niente, adesso ci facciamo notte, dovrei magari pensarci. Profumo di cipria, profumo di bambole antiche e vediamo. Niente, non mi viene in mente. Vabbè, un'altra cosa, però è una dolcezza, come vi dicevo, non troppo dolce, anche se poi insieme al cocco c'è mischiata la vaniglia. E è un profumo che si porta molto bene sia di mattina che di giorno, è semplice da portare in vacanza, appunto, perché ecco, portate una boccetta di questo, secondo me, o di cocco, o di mango. Sono quei profumi, ecco, che potete indossarli sia di giorno che di sera, ecco. E un'altra profumazione che mi fa venire in mente una mattina d'estate e anche le vacanze è questa, l'imperatrice. Allora, mentre adesso vi do un'indicazione in più, mentre le altre due erano così un po' sbarazzine, questa mi dà l'idea, nonostante molto fresca, molto gioiosa, così un pochino più importante rispetto a quest'altre. Sarà che queste, insomma, sono delle body miste, anche se poi sono persistenti, però questa è più profumo, ecco, è un eau de toilette questa, o parfum, vabbè, non c'è scritto, però è un eau de toilette, e quindi è un pochino più persistente rispetto alle altre. Imperatrice fa parte del gruppo floreale acquatico, e è un profumo che è stato lanciato sul mercato nel 2009. Le note di testa sono il kiwi, il rabarbaro e il pepe rosa. Le note di cuore, cocomero, ciclamino e gelsomino. E le note di base sono albero di limone, muschio e sandalo. Cocomero, allora, ma io non. Eppure le note olfattive le ho lette un sacco di volte dell'imperatrice. E mi è sfuggito praticamente il cocomero, perché parecchie volte vi ho detto in vari video. Ho detto ci vorrebbe un profumo al gusto di cocomero con le note olfattive del cocomero. E invece c'è, esiste. Se sapete che ce ne sono altri in circolazione, magari ecco, fatemelo sapere. Secondo me la svolta per me sarebbe trovare una body mista al cocomero. Ecco, quindi solamente al cocomero, oppure non so, cocomero e cocco o cocomero e kiwi, potrebbe essere una coppiata veramente, un combo perfetto. Il kiwi gli dà quella asprezza, perché diciamo che sono su per giù tutte note molto molto dolci, anche se sono fresche. Le note di apertura sono appunto il kiwi, il rabarbaro e il pepe rosa, le note centrali il cocomero, il ciclamino e il gelsomino, e le note di base l'albero di limone, il muschio e il sandalo.
È un profumo che vedo molto bene in qualsiasi ora del giorno, ma anche appunto partire dal mattino con questa profumazione in una mattina d'estate lo vedo molto elegante. Anche di sera, magari io lo vedo, non so perché, lo vedo abbinato a una donna con un bel vestito a fiori. Dei sandali molto bassi e una borsa, sentite come dico bene, ci penso prima di dire borsa, ci vado cauta, cauta, altrimenti qua. Cioè praticamente la storia della borsa sta diventando un po' come una volta le tartarughe. Cioè, mi linciavano praticamente, vabbè, le tartarughe che io non ho più, sia ben chiaro, l'ho nominate qua, l'ho nominato, tocca stare attenti a come si parla perché ci sono i pazzi, anzi le pazze del web che praticamente si scatenano e che volete farci? C'è chi ha da fare dalla mattina alla sera, come tante di noi, c'è chi non ha niente da fare, quindi cioè non è che guarda il YouTube per magari cercare una cosa, per distrarsi, per paragonarsi, fare un confronto, scambiare un'opinione. No, c'è gente che magari va su YouTube solamente per scannarsi e per prendere di mira magari tante povere persone, e alcune volte sono incappata anche io, vabbè. Comunque, piccola parentesi, è un profumo. Questa è la seconda boccetta che ho. No, mi sbaglio con un altro. È molto persistente. Infatti, vedete, io ne metto pochissima. Non so se si vede, lì c'era la scritta. Ecco, e mi dura veramente molto. Niente, queste erano le tre profumazioni che vi ho presentato oggi. Per quanto riguarda una mattinata, quindi un buongiorno estivo, e per quanto riguarda anche una vacanza estiva, quindi da portare in valigia dal beauty per le vostre vacanze. Io mi fermo qui anche perché si è fatta una certa, come si dice dalle mie parti, e non ce la faccio più perché già ho registrato un paio di video, quindi la voce mi sta salutando, bye bye. Com'era, con le mani, con i piedi, ciao ciao, e così io la voce se ne va e niente. Poi a una certa ti arriva anche la fame e vado a prepararmi il pranzetto. Vediamo che fine ha fatto lui. Ah, ecco, proprio così, vabbè, niente. Vi salutiamo, vi saluta Mary, vi saluta Fly. Dovrò cambiare nome al canale, i bijou di Mary e Fly, Rick lo lasciamo da parte. Va bene, scherzi a parte, non dimenticatevi il pollice in su se vi è piaciuto il video, iscrivetevi se siete di passaggio e non siete ancora iscritti, uno smacco grande grande e alla prossima!